Buongiorno amici, salve a tutti. Oggi vado a fare una cosa che mi chiedete da tempo: le polpette. Tanti mi scrivono: ma tu non le fai le polpette? Ma non fai mai le polpette? Che mondo sarebbe senza polpette? Le polpette in casa mia sono una cosa di routine. Tutte le settimane saltano fuori delle polpette, ma dovete sapere una cosa: che in questa casa le polpette, cioè, sono una parte importante. Io le chiamo le polpette la vendetta. Sapete che le polpette in cucina per me è il mio momento, che mi vendico. Mi vendico, sapete perché? Perché tutte le cose che i miei figli avanzano, arricciano il naso, non mi va quello, no, ma io nelle polpette infilo tutto. Nelle polpette li frego, gli faccio mangiare qualsiasi cosa nelle polpette, che le cose che non so, la sera prima, gliele dai il giorno dopo nelle polpette, i miei figli dicono: oh mamma, queste polpette sono atomiche, buonissime. È così, la polpetta, li freghiamo tutti con le polpette, viva le polpette! Comunque, è la mia vendetta, le polpette. Allora, intanto oggi vado a fare polpette perché ho fatto il brodo ieri e ovvio, con il brodo le polpette, da che mondo è mondo si fanno le polpette, anche se io non amo le carni ricotte, però le polpette con il brodo io le faccio però una cosa, le polpette in casa mia sono rigorosamente fritte, perché le polpette fritte è inutile, le fritte sono più buone, però si possono fare anche al forno. Tranquillamente, per la mia mammina che è allettata, gliele faccio al forno, però la polpetta fritta è la polpetta fritta. Allora, le faccio con qualsiasi carne, con qualsiasi regola, con qualsiasi tipo, però c'ho una piccola cosa, che ogni volta che faccio le polpette con della carne già cotta, vado ad aggiungere sempre una carne fresca. Perché secondo me vengono più buone, che sia salsiccia, che sia macinato, che sia pollo macinato crudo, però vado sempre ad aggiungere una carne fresca. Allora, ieri io avevo un brodo speciale, particolare, mi piace molto spaziare nei brodi, non so se avete mai fatto il brodo di coniglio, ci sono dei brodi particolarissimi e buonissimi che non siamo abituati a fare. Comunque, ieri ho fatto un brodo di piccione, con un piccione e un pezzo di manzo, per lo più un cordone di un filetto di manzo che avevo. Ok, quindi nel mio brodo c'erano la carne del piccione, il manzo, le carote, il sedano no, non lo metto, ma nelle polpette vado a mettere anche le carote lessate, queste qui tutte sflappate, un po' così. Ok, io uso il tritacarne, sapete che io adoro questo oggetto che costa una sciocchezza. E ogni tanto ne schianto uno perché mi parte un osso, però uso questo. Allora, vado a fare le mie polpette in diretta con voi, vi faccio vedere quello che ci metto. Accendo sto gioiellino che è un grande aiuto in cucina e vado a infilare tutta la carne del piccione. Vedete come viene bene? Poi vado ad aggiungere la carne di manzo. Questo giro la carne fresca che vado ad aggiungere è la salsiccia, perché in casa avevo questa, quindi vado ad aggiungere 4
di salsiccia, quattro salsicciotti. Già potrei schiacciarla, ma avendo qui il tritacarne mi viene molto meglio. Ok, non so quanto mi vedete a me. Poi in casa avevo un pezzetto di mortadella. Sapete quelle mortadelline che dopo 2 giorni che le hai aperte, ai ai ai, vanno usate. Poi la mortadella nei ripieni o nelle polpette dà un gran sapore. Quindi gliela vado a mettere perché so che finisce la settimana dopo, se no mi va al cane. E quindi gliela metto subito. Poi in frigo avevo un pezzettino di scamorza che ho comprato che non è un granché e quindi gliela vado a mettere, un po' di formaggio ci sta, dopo metteremo anche il parmigiano. Ora vado a inserire queste cose, poi le carote cotte del brodo, una cipolla, uno scalogno e 3 spicchi di aglio. Ho quelli. Quando se non ce l'ho metto anche quelle cipolle. Aiuto. Quelle cipolle in polvere o quei fiocchi, insomma, le polpette si fanno con quello che c'è. Vado a inserire la mortadella. Intanto mi taglio la cipolla, mi sta, se non mi entra, vado a infilare il formaggio, cioè fa tutto lei. Vado a inserire la cipolla. Guardate che lavoro fa sto macchinino, come si fa a non volergli bene? Io lo adoro sto macchinino, non ci sto senza. Donne, se vi piace cucinare, adesso arriva il Natale, fatevelo regalare. Poi, planetaria, sapete che io adoro semplificarmi la vita. Ok, prendo tutto il mio malloppo, vado a metterlo nella planetaria. Ok, sposto un po' di roba perché dopo mi scrivete che cucina disordinata, lo so. Vabbè, poi questa è una bella quantità, vado a mettere 3 uova. Ecco, una cosa che io non metto scusate, il bidone del composto qua sotto. Una cosa che io non metto nelle polpette è il pane grattugiato, perché me le fa secche, dure, non mi piacciono. Oppure si può mettere il pane ammollato nel latte. Io qui adesso ci metto 3 uova, però io non metto pane. Lo uso per arrotolarle dopo, prima di friggerle. Poi vado a mettere il prezzemolo, questa è la parte triste, perché io non sopporto il prezzemolo in congelatore, c'avevo solo questo, però non c'è cosa più triste del prezzemolo nel freezer, no, non mi piace, però da colori, glielo mettiamo. L'ho piantato nei vasi, ma è ancora un po' indietro il mio prezzemolo. Ok, quindi prezzemolo. Vado ad aggiungere, allora c'è la salsiccia, la carne del brodo salata,
la mortadella salata, vado ad aggiungere proprio un pizzico di sale per salare con le tre uova. Pepe, assolutamente sì. Volendo si possono mettere anche delle spezie. Oggi non ne metto perché ho messo tutto fresco, aglio, cipolla. E poi vado a mettere una generosa quantità di parmigiano. Cioè, polpette senza parmigiano. Siamo in Italia, ci vuole. Insomma, è facoltativo se uno non vuole i latticini, non gliele mette. Ora che faccio? Si può mettere un po' di paprika. Vado ad accendere la planetaria, fa tutto lei. Con la foglia, questa, vado a mescolare, se no invece lo fate a mano. Senza tritacarne, fare tutte queste quantità di polpette, non lo so, deve essere un po' palloso. Mettersi lì a tritare oppure con il robot. Io una volta, perché la planetaria la uso da tanto, e anche il tritacarne perché lo uso per un sacco di cose, sapete, anche per fare i passatelli io lo uso. Quindi adesso vado a impastare tutto questo polpettonamento e poi vi faccio vedere come viene. Questo qui va benissimo anche per fare il polpettone, eh? Un bel rotolo nella carta forno, in forno con le patate, buonissimo, eh? Non si butta via niente, gente, in cucina. Assolutamente no. Ci vediamo dopo per fare le nostre polpette. Allora, ho lavorato l'impasto, vedete, molto morbido. È molto morbido perché non mettendo pane la cosa che asciuga è soltanto il parmigiano. Allora cosa faccio? Vado a metterci una cosa che io adoro, sapete già che uso molto, i fiocchi di patate. Non ci vado a mettere pane, ci metto i fiocchi di patate, quelli che si usano da fare il purè. Nei supermercati trovate quelle scatoline del purè, io ho queste confezioni grandi perché è una cosa che uso molto, sapete, anche nelle focacce. Nel mio canale trovate la mia focaccia con anche i fiocchi. Vado a mettere due belle palette di fiocchi e poi torno a lavorarla e mi regolo con i fiocchi. Quindi invece del pane grattugiato ci metto i fiocchi di patate. Volendo uno può mettere anche delle patate lessate, però sono già più acquose. Questa va a asciugare. Ci va a fare una polpetta più asciutta, ma non secca, non troppo. Ora l'impasto delle polpette è pronto, vi faccio vedere. Anche se sapete che, scusate, accendo un'altra luce, non conta niente. Però, vedete, perfetto, è venuto perfetto. Vedete, asciutto giusto, morbido però. E ora mi metto qua, vedete che la mia induzione oggi è coperta perché andrò a friggere fuori e poi comincio a fare le mie polpette. Poi si possono fare, queste sono buone anche piccoline, se siete in pochi, se fare piccoline. Io adesso faccio questa misura con una metà, poi può darsi che faccia anche un polpettone, anche il polpettone cotto nel brodo, i bambini, insomma, piacciono queste cose qua. Queste polpette non sbagliano, ve lo posso assicurare. A volte ci metto lo speck, i culetti del salame, degli affettati che ho in casa. Si può mettere qualsiasi cosa. I fagioli, i pisellini ci ho messo. Che vi devo dire? Le ho fatte con di tutto io le polpette. Come vi dicevo, è un po' il mio momento, la polpetta. Che faccio mangiare quello che voglio ai miei figli. Bene, io ora mi vado a fare tutte queste polpette. Dopo io non le sto a passare nell'uovo, poi nel pan grattato, le rotolo solo nel pan grattato perché vengono buonissime. Oppure a volte mi trovo che ho dei fondi di sacchetti dei cornflakes, dei cereali dei miei figli, naturalmente non quelli dolci, di solito i cornflakes vanno benissimo. Li metto nel robot, li trito insieme al pane grattugiato, ci rotolo le polpette. Così, io oggi le rotolerò dopo nel pane grattugiato, vi faccio vedere, e poi le friggo. C'è poco da fare. Ricetta semplice, antica come il mondo. Si sono sempre fatte le polpette, viva le polpette! Cos'è? C'era un film, piovono polpette. Ecco qua a casa mia oggi pioveranno polpette. Bene, le vado a fare tutte, poi dopo vi faccio vedere quando le vado a rotolare nel pane a friggere. Qua vedete, ho fatto tutte le polpette. Ho fatto anche delle piccoline che le metterò in un sugo di piselli e ora vado a prendere il pane grattugiato. Ecco qua, allora che ho tutte le mie polpettine fatte, vedete? Piovono polpette ovunque.
Qui ne ho fatte delle piccoline piccoline perché ieri ho fatto un sughetto con i piselli, li andrò a cuocere lì per fare una pasta dei nastrini. Vabbè. Invece queste qui, allora, prendo un contenitore grande, non mi posso mettere a passarle una a una, non c'è il tempo. Un contenitore grande, ci ho messo il pane grattugiato, sale, pepe, un po' di erbette. Le vado a rovesciare tutte, delicatamente, così, così. Così, e intanto ho acceso la friggitrice, oppure se voi usate una padella, usate la padella. Non commento sulle friggitrici ad aria, una... sto zitta, però insomma, in casa mia non la vedrete mai, per me è una vera assurdità. Cioè, se non le volete fare fritte, le fate nel forno, che è la stessa cosa della friggitrice ad aria. Quindi insomma... potete farli anche nel forno, vengono buonissime. Gli mettete un filo d'olio sulla carta forno, vengono buone. Però fritte sono più buone. Così le vado a passare tutte quante e poi le butto nell'olio. Io friggo con olio di semi di girasole, uno frigge con quello che è abituato, che mi piace di più. E poi andrò a fare delle patate. Una parte di queste polpette le... vedete veloce? Una parte di queste polpette le farò col sugo e le altre... Ho qua posizionato le mie... polpette. E voilà, le nostre polpette di tè iniziano a essere belle dorate, le andiamo a togliere. E voilà, pronte le nostre polpette, guardate un po' che spettacolo, che meraviglia, sono bollenti. Farvene vedere una. Guardate che belle. Cotta. Buonissime, mi raccomando, con un buon bicchiere di vino rosso. Bene, vi ho fatto vedere come faccio io le polpette, si può mettere di tutto. E la polpetta è sempre la polpetta, è sempre buona. Ciao, alla prossima. Cin cin, santé.